Buonasera, come va? Buonasera, bene. Visto, siamo arrivati all'improvviso stasera. Sì, ah. Sì, sta. Andiamo qui, dove siamo? Qui a San Palpionta. Sì, siamo... Questa bella costruzione. Siamo che dietro l'università. Stata ristrutturata. No, non sto fatto niente. Niente. Ti ricordi da quando siamo di qua? Era più caldo magari. Sì. Però devo dire che è stata fatta la potatura, vedi, la potatura delle piante è stata fatta, perché in effetti con questi venti, con questi cicloni che si abbattono, ultimamente se non è problemato, potevamo distruggere una cosa così bella, quindi di conseguenza è stato fatto questo lavoro. Ma vorrei far notare che coloro che fanno i lavori poi li fanno a metà, e quindi sarebbe il caso anche di non pagarli e di verificare. Perché come vedi hanno buttato giù tutti i rami, tagliato la pianta, messa in sicurezza, ma sul tetto cosa c'è? Grondaie, cosa c'è? E poi sopra il tetto cosa c'è? I rami tagliati. lasciati lì. Lasciati lì. Quindi io vorrei dire, qui avrà pagato la ASL di questo lavoro di potatura delle piante. E non ho capito se questo è il metodo di lavorare. Meno male che dalla strada l'hanno tolti, ma l'hanno lasciati sul tetto, non è assolutamente possibile. È vero che è fatiscente ormai, è da battere, ma così penso che non sia il caso di operare. Penso che sia logico, se la ditta e l'impresa ha preso un servizio a fare così come si deve e riscuote anche il giusto compenso, però deve anche poi pulire e portare via e non lasciare sul tetto così, perché sicuramente quelli contribuiranno adesso a farlo cadere e ulteriori danni verranno fatti a questa struttura. Vigiliamo di qua, vediamo un po'. Andiamo a vedere. Però ti pare possibile che passano gli anni e qui ancora si debba passeggiare tra questi ruderi sempre nelle stesse identiche condizioni? Cioè, ma quando verrà fatto qui un piano, a parte a chiacchiere, di riqualificazione di questa area? Ma che ti devo dire? Sicuramente queste qui ancora non servono, per quello sono state poi non vengono lasciate in questo modo non utilizzate. Però se fossero un po' mantenute, sicuramente poi non si dovrebbe fare un lavoro di ristrutturazione completo, perché qui a questo punto qui l'unica soluzione per spendere meno soldi non è ristrutturarle, è abbatterle e farla nuova. Direi. Qui, perché mettere le mani qui diventa veramente problematico. Cioè qui è un misto tra edifici, che ad esempio qui accanto c'è l'ufficio protesi, quindi frequentato dalle persone, ci passano gli studenti, è un misto che è fantasma con queste cose mezze crollate. Esatto, questa, poi ce n'è un'altra di sotto, quella di sotto uguale, dove c'è quella torre, visto che è tutta recintata. Non è tanto normale, non è per niente normale. No, non è per niente normale, però purtroppo siamo in Italia e è così. Che qui si firmano protocolli, cose, no? Quando hai fatto il protocollo sembra che hai mai fatto tutto, hai firmato. Qui credo sia un protocollo, c'è ancora te, mi sa, quando avete fatto sì, questo protocollo. Però non soltanto vengono affidati i lavori e poi non vengono seguiti. E si permette che le imprese o la gente in particolar modo faccia così, abbandoni, così fa prima, riscuote lo stesso e la roba lascia lì. Questo non va assolutamente bene. Qui prosegue, perché poi insomma sono tutti luoghi avvolti nel degrado, sì, perché guarda, adesso qua c'è un altro. Questa torre qui è completamente recintata, chiusa per pericolo, addirittura anche questa struttura qui. Qui cosa c'era in questa torre? Ma sembrerebbe che fosse qualcosa di elettrico questo qui, una volta, non lo so, una cabina elettrica o qualcosa del genere, generalmente era questo, a parte che non vedo però attacchi della luce, perché qualcosa deve essere rimasto. Non so cosa fosse, un impianto di generazione, qualcosa. Anche questo completamente abbandonato a se stesso. Qui addirittura non sono state potate neanche le piante, gli stanno andando addosso e anche questo va a malora, va completamente in malora, perché poi guarda, se si riprende quel muro tutto bagnato, vedi come l'acqua sta infiltrando tutto. E ormai fa poco questo qui, se non fai una piccola manutenzione, una piccola grossa. Questo è anche aperto, guarda. Questo è anche aperto. No, qui si può entrare. Sì, sì, si può entrare. Si può entrare, quindi è anche pericoloso. Pericoloso perché. Esatto. Sicuramente vorresti trovare qualche sorpresa che te cerchi sempre qua dentro. L'ovino Kinder, cerchi sempre l'ovino Kinder, sì, te. Sicuramente può darsi che te lo possa anche trovare. Quindi insomma neanche messa in sicurezza. In sicurezza, assolutamente, tutto aperto. Tra l'altro noi siamo curiosi come scimmie ammaestrate africane, che non so se esistono, e allora vedete che ci addentriamo. Insomma, non è un bel vedere, speriamo che non ci caschi anche qualcosa in testa. Qui non sembrano esserci segni particolari. Per fortuna. Per fortuna, però certamente
Tra l'altro ti faccio notare che qui accanto c'è un centro che c'è scritto di polo di formazione aziendale, centro ausili ad alta tecnologia. Hai aperto anche da quest'altra parte, quindi si può entrare e uscire. Sì, tranquillamente. Rami buttati per terra. Quelli sicuramente il vento l'ha stroncati e poi sono stati buttati qua dentro. Vedete proprio questo contrasto tra edifici nuovi, qui c'è il centro oncologico, e questa roba qui che troviamo qua in mezzo. Insomma, è davvero un qualcosa di sul quale bisogna mettere mano quanto prima. Non so chi lo farà mai, perché dubito che se non è stato fatto finora. Ci sono i cartelli per divieto di transito, dare la precedenza. I cartelli ci sono. Tutto, visto? Sì. Cartelli di divieto di transito, dare la precedenza. Esatto. Quindi i cartelli ci sono, sono abbastanza mantenuti. Tra l'altro c'è un asilo qui accanto, lo sai, l'asilo Bucaneve. Cioè, ma dimmi te se è un posto questo, cioè con questa situazione che abbiamo fatto vedere, e c'è un asilo, quindi c'è una frequentazione anche di bambini, e con questo coso non è in sicurezza, insomma, non è certo. Ma l'asilo chi è gestito? Non lo so, sarà privato? Non so, forse. Si fanno anche le vaccinazioni pediatriche qui alle nostre spalle, e ci sono edifici lasciati così. Vabbè, che dire? Che dobbiamo dire? Niente, Speriamo che venga messo mano alla svelta a queste situazioni, se non altro che vengano messe immediatamente in sicurezza queste transenne che vengono messe, e poi salvaguardiamo questo patrimonio che bene o male qualcosa di storico ce l'ha, perché bene ci ricorda un posto abbastanza triste come era una volta, e oggi invece è un posto frequentato da giovani. Ci vediamo domani. Ciao.